Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo ed ultimo episodio su Resident Evil 3. Mi rendo conto ragazzi che effettivamente lo scorso episodio non ha ancora raggiunto il numero di like che avevo richiesto, però diciamo che quest'oggi sono praticamente obbligata, tra molte virgolette, a pubblicare l'ultimo episodio su Resident Evil, perché domani 11 febbraio, sapete benissimo, uscirà finalmente Little Nightmares 2, per cui finendo questa serie potrò tranquillamente incominciare la nuova serie appunto su Little Nightmares 2, ragazzi, che tra l'altro sono super impaziente di giocare, per cui per questo, nonostante tutto, quest'oggi sto già pubblicando questo ultimo episodio, ragazzi, su questa serie. Quindi eccoci qua, praticamente di ritorno. La volta scorsa eravamo arrivati qua dopo che purtroppo Giacomino aveva ucciso, proprio totalmente senza alcun tipo di ritegno o rimorso, il povero Tyrell. E quindi ragazzi, quello che ci tocca fare adesso è qui nel Nest trovare appunto il vaccino, perché è qua che è stato sintetizzato effettivamente, ragazzi, il vaccino. Per cui l'ultima speranza di Raccoon City risiede praticamente nelle nostre mani. Allora, quello che purtroppo, ragazzi, ricordo di questo posto è che faremo incontri poco felici appunto più avanti, e vedrete presto a cosa mi sto riferendo, ragazzi. Allora qua, ok, pensavo servisse qualcosa, ma ok, questo tizio sembra non avere intenzione di rialzarsi, grazie al cielo. Ma esattamente, ragazzi, è qua che dovremo prendere il vaccino, proprio qua, vedete? Inserire il siero nell'alloggiamento. Quindi dobbiamo trovare il siero. Devo farmelo io. Ok. Ok, vediamo di trovare. Quindi ragazzi, tra l'altro, il vaccino non è ancora effettivamente pronto. Dobbiamo trovare il siero. Io continuo a premere barra spaziatrice per usare il coltello come si faceva in Resident Evil 4. Ragazzi, c'ho ancora i postumi di Resident Evil 4. Accidenti a me. In una situazione di emergenza questa cosa potrebbe risultare problematica, se invece di attaccare col coltello. Allora, estratto sulla sintetizzazione dei vaccini. Nella maniera più efficiente possibile richiede due elementi principali, un antigene e un adiuvante. L'antigene produce un'immunoreazione all'interno del corpo, l'adiuvante ne amplifica invece l'effetto con estrema rapidità. Per cui grazie alla combinazione di questi due elementi è possibile creare una potente base per il vaccino. Quindi ci servono antigene e adiuvante, ragazzi. Per cui è chiarissimo che purtroppo non è questa la stanza dove troveremo quello che ci serve. O forse... Codice di sblocco generato con successo. E questa cos'è? Chiavetta di sblocco rimossa. Ok, chiavetta USB ci serve, ragazzi, evidentemente per entrare da qualche parte. Adesso non mi ricordo di preciso cosa e come dovremmo farci, ragazzi. Cosa dovremmo farci, insomma, e come utilizzarla perlomeno. Ma presto suppongo che lo scopriremo. Per cui questa porta è chiusa. Questo tizio sono strasicura che si sveglierà. Infatti direi di stargli alla larga, perché non ci terrei sinceramente, ecco, a farmi mangiare viva adesso che sono arrivata alla fine. Madonna, continuo a dire, raga, quanto cazzo li hanno fatti resistenti questi bastardi maledetti. Non lo so. Intanto sto continuando ad usare la pistoletta, onde evitare, ragazzi, di usare altre munizioni effettivamente un po' più importanti. Per cui vediamo di stare attenti. Ok. Cerchiamo di ucciderlo quando è ancora a terra. È finito. Muorici, muorici, maledetto, muorici. Ok. Allora, prendiamo ovviamente le cartucce per il fucile che ci fanno stracomodo. Diario di Isaac Graves. Città, però devo solo pensare a fare il mio lavoro. Insomma, ragazzi, praticamente si è scoperta, insomma, questo tizio che...
aveva visto, insomma, lavorare nell'Umbrella come l'occasione della vita, una volta che ci si è trovato all'interno ha purtroppo potuto amaramente scoprire che invece era solo ed unicamente un inferno, in quanto conducevano appunto esperimenti atroci e barbarici sugli esseri umani. Allora, credo che la chiavetta serva qua, ragazzi, se non erro, vediamo. Esattamente, era proprio qua che serviva. E adesso purtroppo, ragazzi, scopriremo e vedremo che questi maledettissimi esseri popolano questa stanza. Questi cosi bianchi, ragazzi, non so se ve li ricordate, ma ecco, sono circondata, accidenti. Quindi i cosi bianchi, ragazzi, quelli che sono assolutamente terribilmente resistenti. Quindi sarebbe meglio non incrociarli troppo, effettivamente, anche se vedo la cosa un po' difficile. Allora, polvere da sparo, io direi di combinarla, ragazzi, così ci creiamo qualche altra cartuccia per fucile. Ecco qua, e vediamo un po'. Allora, questo tizio non ha niente. Io non mi ricordo, ragazzi, manco sinceramente cosa diavolo devo fare. Vediamo un po', qua sotto di sicuro appunto c'era qualcosa. Zio però. E non va giù. Muori, grazie, muori. Uno spray medico. Solo che non avrò più posto. Tra l'altro non so se è qua che devo già andare, ragazzi. Effettivamente mi sta sorgendo qualche dubbietto, perché se non sbaglio di sopra c'era un'altra porta. Aspettate un secondo, ragazzi. Secondo me è meglio dare un'occhiata, perché io mi sono buttata direttamente di qua. Ma sopra, aiuto. Porco dinci, quanto mi fanno paura sti cosi. E dai, mi sa che lo spray medico lo userò immediatamente, ragazzi, quindi è stato di sicuro utilissimo. Il problema è che, come potete vedere, questi cosi, ragazzi, non vanno giù. Oddio, quanti cazzo stanno arrivando? Quanti ne stanno arrivando? Aiuto. La situazione è assolutamente critica. Questi si risveglieranno purtroppo, ragazzi, lo immaginerete già. Autorizzazione armamenti. Chiedo agli armamenti che gli armamenti riservati al tipo vengano messi a disposizione degli impiegati. Queste ultime non presentano lo stesso livello di minaccia. Buone ragioni. Capacità, esatto, ragazzi, eccoli qua. I pale head, quindi sarebbe a dire quei mostri bianchi assolutamente orrendi che ci danno la caccia. Allora, proiettili, qua credo di aver preso tutto, perlomeno qua. Nel laboratorio però dobbiamo prendere appunto, ragazzi, questo cosino qua. Lo prendiamo subito, grazie macchina, grazie. Campione di coltura. Un campione di antigeni. Esatto. Ne avrò bisogno per creare il vaccino. Esatto, quindi abbiamo preso insomma, diciamo, la prima parte di quello che ci serviva per... Lo so, ragazzi, non dovrei usarli, però... Cioè, porca miseria. Ma come faccio? Oddio, via. Corri, Jill, come se non ci fosse un domani. Porca miseria. Non posso chiuderla la stanza, ma devo andare di sopra, quanto posso essere stupida. Vabbè, niente, allora, visto che sono proprio accanto alla safe room, ragazzi, direi di approfittarne. Accidenti a me, polvere da sparo, questo lo teniamo un attimino da parte. Che cosa posso lasciare? La magnum ce l'ho, tra l'altro. Ok, sono ben equipaggiata, ragazzi, però per ora direi che è il caso di non utilizzare niente. Quindi, riavventuriamoci nella stanza del terrore. Eccoli qua. Si stanno a fare i loro giretti. Dovevo andare giù, non su. Io sono arrivata da su. Ammazza, regà, qua veramente hanno fatto festa, La prossima volta evitate, grazie, cazzo. Ma dai, evitate di invitarmi, perché non ci tengo, sinceramente, a partecipare alle vostre stupide e orrende feste. Oh, allora, andiamo di sotto. Mamma mia, la situazione è critica. È critica, ragazzi, ho già usato uno spray. Tra l'altro,
Per cui dobbiamo inserire questa per poter aprire la porta. Anzi, devo tenere premuto. Forza Gile, che tu sei forte, tu sei cazzuta. Dai, dai, dai. Ecco fatto. Ok, adesso sì, infatti abbiamo accesso. Direi di correre. Purtroppo neanche questa zona, ragazzi, ci piacerà. Immaginerete già da voi. Mio Dio. Perché? È qui che li producono. Perché qua, ragazzi, è pieno di hunter, ok? È esplosivo. No, per ora lo lascio qua, raga, non mi serve un ca. Perché per ora non è successo niente, però siccome siamo tutti, direi, abbastanza perspicaci, capirete, ragazzi, che poi dovremmo ripassare di qua. Quindi la risposta ai nostri dubbi è... ce l'abbiamo già. Ok, andiamo in fondo. Perché è qua che dobbiamo entrare e trovare l'altra. Ah, l'altra. Porco dinci, non me lo ricordavo. Vabbè, ma ci stanno di tutti i tipi. Oddio, raga, mi sa che devo usarlo. Scusatemi, ma... mi sa che sono costretta, raga, perdonatemi, ma cioè non ce la posso fa. Mori, porco dinci, aiuto. Vabbè, raga, no. Oh, ma mi lasciate in pace. No, raga, mi ha mangiato. Ok, è successo qualcosa che non mi aspettavo. Come potete ben vedere, continuo ad essere talmente nabba, ragazzi, da morire facilmente in un gioco in cui, insomma, che ho giocato tra l'altro già due volte. Mi sembra proprio di sì. Ciao, ciao zii. Allora, dai, se volete venirmi a fare compagnia. Madonna, sono resistenti le merde. Oh, ma come cazzo te permetti? Come cazzo te permetti? Oh, sono resistenti le merde. Oh, shit. No, l'ho mancato. Esplodi. No, non esploderà, non esploderà. La concita è tua hermana. Però muorici, cazzo, muorici, merda. C'è morto? Ok, quei due sì, ci sono morti. Ma ecco, pure sta zoccola qua se deve svegliare, no? Oh, ma avete rotto tre quarti di minchia però, ragazzi, eh. Allora, aspettate, raga. Mi devo curare, sono costretta proprio perché, niente, la situazione è critica. Sta per rientrare, tra l'altro, l'altra merda. E io non ho ancora quello che mi serve. Polvere da sparo. Dov'è quello che mi serve? Forza, 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 eccolo qua. Ok. Provetta condensiero, ce l'abbiamo, ragazzi, ce l'abbiamo. Esatto, per cui adesso non ci resta che combinarli. E voilà, ragazzi, guardate che bellino. Bellissimo. Abbiamo il siero. Però qua manca qualcosa. Manca questo. Questo è questo, lettere preoccupazioni. È un'eccezione al conseguimento, bla bla bla. Vabbè, ragazzi, non mi dilungo troppo a leggere qua perché sennò ci metto veramente una vita. Per cui intanto vi lascio comunque le pagine un attimino. Così. Se volete leggervele, ragazzi, sì, si chiama Nemesis, alias, cioè preferibilmente Giacomino, preferibilmente. Ok, adesso il laboratorio è pulito, ragazzi. Il punto è che questa merda schifosa qua... Bello sei! Oh, vedete, raga, che non va giù. Minchia, scusate, raga, lo so che non dovrei sprecare i colpi, mi rendo perfettamente conto. Ho usato le mine di prossimità, non avrei dovuto, ma... in questi casi di emergenza, ragazzi, tra l'altro qua è rimasto tutto rosso, perché? No, non mi dica, mo sono così sfigata da dover ripassare qua e questo si risveglia adesso. Mi sono dimenticata questo. Vabbè, lo prendiamo, ragazzi, niente. Scappiamo, vogliamo. Ok, infatti adesso è tutto pulito. Esplosivo A con esplosivo B per munizioni incendiarie. Non so se è il caso, ragazzi. Allora, prepariamoci perché... purtroppo sta per avvenire qualcosa che tra un attimo non ci piacerà, signori miei. Fidate di quello che vi dice la zia giocherina. Non sarà per niente bello quello che stiamo per vedere. Allora, direi...
nel dubbio di mettere qua le granate, perché non si sa mai. Quasi quasi. Ovviamente, ragazzi, adesso. Ecco qua. Lo sento che arriva. Morici. No, 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 no. Merda, morici. Oh, porco dincina. Non me l'aspettavo così vicino. C'è sto a morì, c'è sto a morì. Ho fatto una grandissima cagata. Ma proprio una grandissima cagata. Piece bello de mamma. Piece bello de mamma. Oddio, ce ne stanno altri. Oddio, spero di no. Aiuto. Oddio, 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 raga. Oddio, ho fatto una grandissima cazzata comunque. Credo, perché ho usato mine di prossimità. Non so, non so come regolarmi, ragazzi. Non so, non so cosa pensare della mia performance di un attimo fa. Sicuramente che ho fatto male le cose, come al mio solito. Cioè, non è che mi stupirebbe. Dai, ho premuto per schivare. Non è giusto, ragazzi. Vi giuro che ho premuto la schivata. Ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Ve lo giuro, 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 ve lo giuro. Mollami. Merda. Oh, oh. Documento, avviso di spedizione. Cazzi, mazzi. Interessantissimo. Ma scusate, ragazzi, se vi lascio così presto. Ma c'ho una fretta proprio del demonio che manco vi dico. Ok, allora abbiamo tutto quello che ci serve. Tra l'altro qua abbiamo un sacco di, ragazzi, esplosivo. Allora, due esplosivi A per munizioni esplosive. Io direi di utilizzare le esplosive. Due esplosivi B per munizioni acide. E con A, ma ce l'avevo già, munizioni esplosive. Mannaggia me, mannaggia, mannaggia. Non c'ho per... Ah, ma c'è un sacco di, regà, pure di piante. Allora, vediamo un attimino. Portiamoci spray medico, piantine verdi. Io direi di combinarne un paio, ma... Credo che siamo a posto così, penso, cioè non è che... Ok, io non so se devo prepararmi già adesso per quello che a cui sto pensando, insomma, per quello a cui sto pensando. Stasera nemmeno, regà, mi perdonerete, ma non sono tanto capace di esprimermi, questo l'avevate già capito. Per cui, allora, dov'era che si sintetizzava il coso? Oddio. No, non era di qua. Madonna Gile, c'è di nuovo mal di pancia, figlia mia. Dove cazzo era il laboratorio? Era di qua, era di qua. Sveglia giocherina, eccolo qua, eccolo qua. Ok, ragazzi, inseriamo. Tac. Adesso dobbiamo, ragazzi, livellare tutte e tre le barre affinché siano tutti e tre i valori su, cioè a metà, ok? In verde praticamente. Ci metterò, ecco qua, già fatto, a posto. Benissimo, penso di metterci un po' di più. Ste cose vanno un pochettino più a culo, ragazzi, di solito, eh. Sì. Ok. Sta sintetizzando il vaccino. Ed eccolo qua, ragazzi, ce l'abbiamo. Voilà. Yes. Però no, mi dovrebbero spiegare Giacomino da dove cacchio è spuntato, perché... Au! Continuiamo a dire, c'è cioè Wonder Woman, ragazzi, ci fa una pippa, ci fa... Ci fa una pippa. Però ancora mi dovrebbero spiegare, appunto, Giacomino da dove cacchio è sbucato. Allora, intanto infiliamoci qua, come sempre, super bellissimo primo piano sulle chiappe sode di Jill. Quello ci piace sempre. Forza, forza, Jill. Forza e coraggio. Come non detto. Dammi un bacio, bello de mamma. Bello de casa. Ma che pensi di fare con quella pistoletta nel merda? Ecco. Boom, bitch. Giacomino. Penso che si sarà arrabbiato ancora di più dopo questa. Ecco, infatti. E non molla il bastardo. Ok, ragazzi, dobbiamo tirare. Dobbiamo tirare con tutte le forze che abbiamo. Andiamo, Giacomino. Secondo me Giacomino ne avrebbe la forza, ragazzi, per tirarla via, Comunque, vabbè, ecco. E boom, bitch, due. Già su due, due esplosioni, via. Oh.
Secondo me il giocomino sarà ancora più incacchiato di prima. Tanto per cambiare, no? Perfetto, allora ragazzi, come potete ben vedere, qua ci mettono in una safe room, ma ci riempiono di cose utili, ok? Quindi questo ovviamente vi fa pensare a una sola cosa, cioè del tipo, ma perché ci stanno a dare tutte ste cose? E la domanda sorge spontanea, mi pare pure giusto, no? Mi pare ovvio. Che cosa ci manca qua che è ancora rosso, che mi sono scordata? Queste due cose. Ok. E quindi io credo che adesso, ragazzi, sarà il caso di lasciare la pistoletta. Perché non credo che ci servirà poi a molto. La magnum ce l'abbiamo, lo spray ce l'abbiamo, l'erbe ce l'abbiamo. Direi di lasciare una di incendiarie perché... E le munizioni per la pistola, ovviamente. Al massimo prendiamo altre munizioni esplosive. Ah, ecco, un altro spray medico, va bene. Io direi che possiamo ritenerci soddisfatti così, anche se Jill non è che penso sia proprio al top, infatti, della sua salute. Quasi quasi, visto che ci sono, ragazzi, usiamo due piantine verdi così random di queste che... avevamo, le combiniamo, le usiamo. Ecco fatto, così siamo belli sani. A Jill gli è passata la colica. E direi che, ok, allora mettiamo ovviamente, ragazzi, la magnum. Che cosa sto facendo? Qua, perfetto, nella scelta rapida. Ok, più di 8 colpi non possiamo portarli. Possiamo andare, ragazzi. Che razza di posto è questo? E adesso, ah no, forse la pistoletta quasi quasi mi poteva servire, perché io stavo pensando già a un altro momento. Altre munizioni incendiarie, tra l'altro. Allora non so, sì, forse mi sa la pistoletta, ragazzi, adesso, non vorrei dire una baggianata, ma mi sa che mi serve. Forse è meglio se ce la portiamo appresso. Risalviamo. Ok, rimettiamo la pistoletta nella scelta rapida. Ok, che Dio ce la mandi buona, ragazzi. Adesso scoprirete perché. Perché, giocherina, perché? Perché parli in questi termini? Cosa stai dicendo, giocherina? Cosa dici? Di cosa parli? Allora, vediamo qua in fondo c'è qualcosa. No. Per cui possiamo scendere. Eccolo là. E secondo voi, ragazzi, Giacomino si dava per vinto, ma mai nella vita. Bello il tentacolone. Mica è sempre più agguerrito. Aiuto, aiuto. Mica fa senso, ragazzi. Aia. Il vaccino. Eccala. Nicolai, no. Dalla città serve il vaccino. Non gliene frega un cazzo a Nicolai. Io che a me? Forse non sono stato molto bravo a farti capire una semplice cosa. Direi di no. La vita per te potrà anche non avere prezzo. Ma io sono in questo business per fare soldi. Quindi facciamo un patto. Tu vai là sotto e affronti il Nemesis. Io registro i dati di combattimento e li vendo. Fai del tuo meglio e... forse non mi servirà il vaccino. Sì. D'accordo? Bene. E gli dovremmo credere, ragazzi. Un infamone del genere, secondo voi, può essere totalmente sincero? Nah. E quindi questo è il guaio, ragazzi. Eccolo qua. De Gesù. Allora, probabilmente sto già sbagliando approccio, ragazzi, perché... comunque, allora, aia, gli mortacci tu e di tua sorella e di tua madre, di tuo padre, di tutto il resto appresso della tua famiglia. Oh, ammazza. Solo che a sto punto voglio provare ad usare la pistoletta, onde evitare di sprecare troppo altre robe. Ci hai provato a prendermi, immagino, è troppo veloce. Non so come ha fatto a non prendermi, ragazzi. Miracolo! Minchia, sto continuando a cercare di evitarlo, ma... continuo a prenderle!
che c'hai le unghie lunghe 3 metri, porco zio. E tempismo di cacca di merda di cacca. Ok ragazzi, non abbiamo più colpi e direi di passare all'artiglieria pesante, anche se non so quanto sia utile adesso. Oh oh oh, ti sei arrabbiato ancora di più, cucciolotto. Cucciolotto amoroso, magari ti chiamerò trottolino amoroso e tutta ta ta. E il tuo nome sarà sul cartellone che fa. Eccolo qua. Aiutami. Sì, allora cazzo, allora avrei dovuto. No, quanto sono stata stupida, ragazzi. Non ho conservato, vedete, i colpi per la pistoletta. Adesso sono fottuta. Ho fatto una grandissima cazzata, ragazzi. Dove vai? Dove ti nascondi, bello di casa? Vieni, vieni, vieni. Aspettate, forse posso. Sì, forse posso trovare. Ecco, allora l'ho trovato. Nel serbatoio 6. Ecco fatto, ok. Ammazza quel bastardo, un cazzo. Qua sta pieno di gente. Che ammazzo. Oh merda, raga. Come posso fa? Ok, se ci pensi te a... No, aspetta, questi me li devo conservare, ragazzi. Mi servono. Se ci pensi tu a farli fuori, i nostri amici Fritz, mi fai un favore. Ok, lui riscappa. Perché mi si è bloccata la... Ok, la visuale è così. Osserviamolo. Ok, eccolo qua. Andiamo a colpirlo, ragazzi. Cazzo, in fretta, Jill, in fretta, Jill, in fretta, Jill. È complicato, ragazzi, eh. Non so perché mi si sta a bloccare la visuale così, porca miseria. Vabbè. Ma li mortacci tua, te ripeto, zio, eh. Continui a colpirmi. Come cazzo osi colpirmi così, con quella prepotenza, dico io. Cioè, come osi? Ok, siamo pronti. Di nuovo, vediamo dove si nasconde. Ancora, che palle. L'ho detto, dietro l'uno. Sto andando. Ma maledizione, ragazzi. Ma ve fate pure voi un po' di cazzi vostra. Non vedete che sono una situazione assolutamente drammatica? Assolutamente drammatica. Mi sa che sto costretta, ragazzi. Che sto a fa? Sono costretta ad usarlo. Oh, te calmi. Oddio, raga, è incazzato nero. Oh, Bonnie. Ovviamente si interrompe la ripresa della facecam nel momento più opportuno. Sta pronta, Jill. Cazzo, già mi ha tolto di nuovo salute. Mira, Jill! Ma che cazzo, regà, no. È la volta buona che muore. Ammazzalo, te prego. Oddio, siamo attenti, acido. Oh, no, vabbè, dai. No, pure loro no. Dai! Cazzo, raga, mi devo curare di nuovo. Non c'ho più cure. Porca miseria. Ma ce l'hai quasi fatta un paio di palle, Carlos. Tanto la rogna, come sempre. No, vabbè, raga, mi si blocca pure. Mi si blocca, Jill, che cazzo fa? Mi si è bloccata. No, raga. Non so cosa diavolo sia successo, ma mi si è... Oh, mi si è bloccata. State buoni, ragazzi. State buoni. No, no, no. Ma cazzo. Ma oh, non si è fermato il bastardo. Senti, vai a fare in culo, Giacomino. Ma mi hai cominciato veramente a rompere i maroni. Pure te. Raga, è drammatica la situazione. È drammatica. Specialmente se me blocco, cazzo, negli angoli. Senti, Giacomino, vaffanculo, te lo ripeto. Regà, ma la telecamera mi si impalla. Oh, mi sto incazzando, eh. Ma ti decidi ad andartene. Regà, non c'ho più cure. No, dai. La dobbiamo rifare. Allora,
la dobbiamo rifare. E togliere un attimino, ragazzi, queste incendiarie, che tanto non le uso. Di metterci da parte più cure, perché è un guaio, ragazzi. Sì, sì, vabbè, documenti, cazzi, mazzi, vari, non ci interessa. Là c'è la cassa, vaffanculo pure lei. Lo devo rifare. Ma li mortacci mia, li mortacci. Che palle, ragazzi. Io sinceramente speravo di non doverlo fare più di una volta. Sinceramente ci speravo, ragazzi. Devo stare un attimino più attenta a quello che faccio. Oh, con quel cazzo di tentacolo di merda mi chiamano male. Dai, Giacomino. Collabora, Giacomino. Vaffanculo, Giacomino. Aia, ecco. Oh, con quegli artigli di merda mi faccio sempre colpire. Ecco. Senti, vai a fare, Sei tu? Sì, 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 lo so. Salta, salta, grazie, non ci interessa. Ovviamente col fucile è stato un pochettino più veloce la prima fase, perlomeno, ok? Perché all'inizio, ragazzi, della prima volta ho utilizzato la pistoletta. Quindi... sì, e compagnia, intanto si fermasse il bastardo. Ok. Oh, oh, mi è bastato uno. Cazzo. Oh, di nuovo. Ok, così a caso, totalmente a caso. Non c'ho più mine di prossimità. Ok, sta già salendo forse. Ok. Facciamo attenzione. Seguiamo. Sì, lo so, basta che si ferma il bastardo. Già lo so, l'ho già visto. Ah, minchia, oh. E ogni volta uno di sti stronzi mi deve prendere. Regalo, devo usare, scusatemi, però non... cioè, non è cosa, non è cosa senza. Te sei deciso? Bravo, va su, va su, va su, va su. Oh, 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 ne arrivano altri intanto. Sì, ho notato, grazie. Non c'era bisogno che me lo dicessi. Ok. Forza, un'altra. Ricarichiamo già. Oh, poporo, poporo, poporo. Forza, Giacomino, forza, Giacomino. Ah, che fai, non attacchi più? No. È ancora viva, regà. È viva per miracolo, non so come sia possibile. Non so come sia possibile questa cosa, ma sta già salendo. Non so come sia possibile che lei sia sopravvissuta. Non me lo spiego. Non me lo spiego. Carica, cazzo, Jill, muoviti, ma te lo devo dire io. Senti, no, ma ha rotto i maroni, ragazzi. Ma veramente rotto i maroni. E dai, senti, va a fare in culo. Dimmi che sta salendo. No, che cazzo. È ancora più arrabbiato. È ancora più arrabbiato. Ok. Madonna, è un guaio, ragazzi. Sì, vabbè. Numero 6, eccolo qua. Minchia, resistente il bastardo, cazzo, raga. Cioè, pensi te, non fai niente, cazzo, non fai niente. Raga, non c'ho più colpi per lanciagranate. Non ne ho più. Li ho finiti. Eppure con questo sto messa proprio di merda. E dai, no. Gaccio la magnum. È l'ultima speranza che ho. Non esamina, cazzo, usa. È l'ultima speranza che ho, anche se lei adesso sta salendo. Attenta! Già l'ho visto. Che vuole fare il furbo del cazzo. Oh, mi ha rotto i maroni, cavolo. Non ce la posso fare, cavolo. E dai!
Oh! No, raga, io non me lo ricordavo così resistente. Cioè, in sta fase. Io ho capito che siamo verso la fine, ma... oh, vabbè, ricarica adesso, con calma. Minchia, raga. Che dito al culo. Ma che dito al culo. E arrivano altri. E dai. Numero 4. Dov'è? Dai, ditemi che è la fine, ve prego. Cade, non cade, fa qualcosa. E assaggia sto cazzo, Carlos. Continua a sopravvivere, la merda. Oh. Mamma mia. Che fatica. Che fatica. Forza. Forza. Minchia, che culo. Mamma mia, raga, che cavolo. Che scena raccapricciante. Sì. Io vado avanti. Nicolai, dove diavolo sei? È andata male. Ragazzi, proprio male, perché non... cioè, ho usato praticamente tutto. Praticamente tutto. Ok, ci hanno fatto risbucare qua. Per fortuna. Allora, ovviamente ci portiamo appresso varie munizioni. Non so quelle incendiarie quanto siano utili, ma ragazzi, tutto quello che ci serve. Munizioni per fucile a pompa manco ne abbiamo più, ragazzi. Possiamo crearne qualcuna con queste due, ma purtroppo saranno soltanto 6. Munizioni magnum ce ne rimangono pochissime. A sto punto non so se... non mi ricordo cosa ci aspetta adesso di preciso. Non so se siamo già proprio verso la fine, ma mi porterei anche la pistoletta, visto che ci sto. Però non so quanto effettivamente possa essere utile. Per cui carichiamo tutte le armi adesso, ragazzi. Nel dubbio. Ok, stiamo pronti perché... ok, polvere da sparo. C'è altro? Sì, spray. Ah, non c'ho più spazio, cazzo, già. Eh sì, c'ho l'inventario strapieno. Lasciamo un attimino tra queste tre cose. Non so cos'altro ci sarà da prendere. Dati tecnici, bla bla bla. Regà, scusate, ma... ok, allora. Lo spray quasi quasi me lo terrei, ma... ok, aspettate, se smollo questo... e allora, questo me lo devo riprendere. Lo spray medico me lo devo prendere. E adesso, ragazzi, comunque le armi da vicino non ci servono, adesso che ci rifletto. Quindi potrei anche lasciarlo questo. Ok, siamo pronti, ragazzi. Prontissimi. Incrociamo le dita perché purtroppo quest'ultima boss fight è andata un pochettino, è andata veramente di cacca. Dovuta rifare due volte. E pure la seconda volta, raga, mi è andata bene per un pelo proprio. Caro Nicolai, è finita. Dammi il vaccino, figlio di puttana. Oh, no. Tu porti denaro. Io amo il denaro. Possiamo diventare soci. Ora butta l'arma. Ecco qua. Ci pensa qualcuno a metterci il becco in mezzo, ragazzi? E secondo voi? Mio Dio, se fa schifo questa roba, ragazzi. Mio Dio, se fa schifo questa roba. Hai mai visto una creatura così incredibile? I suoi dati potrebbero valere milioni. Ma... sai com'è, no? La città sta per esplodere. E per te la vita non ha prezzo. Vabbè, sì, allora vai a fare in culo, testa di rapa. Gì! Ebbene, ragazzi,
preso il vaccino! E tu che farai? Non abbiamo più tempo. Me la caverò. Ne sono certo. Ok. Perché, ragazzi? Dai una cosa. Ora ti ammazzo una volta per tutte. Questa è la forma finale di... di Giacomino, ragazzi. Però guardate un attimino cosa abbiamo. Ora sì, Giacomino. Guardate un attimino cosa abbiamo qui. Boom, bitch! E la madonna. Ecco qua, ovviamente. Però purtroppo, ragazzi, quest'arma ha bisogno che si riattivino le fonti energetiche. Merda, devo riattivarlo. Esatto, sì, purtroppo. Non potevano renderci la vita facile, ovviamente. Per cui quello che dovremmo fare adesso, ragazzi, è colpire quegli schifi. Esatto, quegli schifi. E intanto che comunque, ecco, intanto che comunque cerco di riattivare. Aia la putta che te pario. Aia, sto per morire, tra l'altro. Ok, ok, così lo disattiviamo, credo, esatto. Cioè, disattiviamo lui, tra virgolette. Nel senso, lo mandiamo un attimino KO. E ragazzi, già sto per morire. Sono un cazzo di genio. Ma mi devo muovere, cazzo. What the fuck? Che me frega, cos'è sta scritta? Perché mi esce sta scritta? Non so se farò in tempo, ragazzi, a riattivare anche la terza fonte energetica. Io mi auguro sinceramente di sì. Ma purtroppo contro questo Nemesis, ragazzi, l'unica arma ovviamente utile è quella lì che dobbiamo, insomma, ecco, riattivare. Perfetto, ok, ma laggato da far schifo. Sta buono, sta buono, figlio de mamma, figlio de mamma. Aia, la concita e tua hermana. Ma posso già usarlo quell'affare senza dover risparare a questi? Sì, posso già riusarlo. Boom, bitch. In faccia, dritto in faccia. Sì. Mamma mia, raga, quanto fa schifo. E adesso l'epicità più assoluta. Perché... ti piace il sapore del metallo? Merda, mangiatelo tutto. Ma assolutamente epico. Assolutamente epico, ragazzi, questo momento. Assolutamente epico, ragazzi. Allora, guardiamoci in giro. Io direi colpi per la pistoletta, che non ci servono. Ci hanno lasciato praticamente solo quelli. Incredibile, ma vero. Guardiamo un attimino di qua cosa abbiamo. Ragazzi, io prima manco ci ho fatto caso, in effetti. Proiettili per la pistoletta. Ragazzi, non ci hanno dato altro da notare. Potrei usarlo anche uno spray medico, tanto qua avanzano. Mamma, mamma, mamma. Ok, direi di andare, di non perdere ulteriore tempo. Ok, questo è il buco che abbiamo creato attraverso lo schifo più totale del Nemesis, ragazzi. E dopo averlo praticamente liquefatto, noi possiamo andare via. Almeno si spera. Ok. Nicolai deve fuggire col vaccino. Lo so, infatti, Gilles. Io fossi in te, correrei più veloce di così, fossi in te, dico, cioè, giusto per dire. Poi te fai quel che vuoi, per carità. Posso ancora fermarmi. Posso ancora fermarmi. Siamo addirittura ad arrivo, ragazzi, questo l'avrete capito. Siamo praticamente alla fine. Alla fine anche di questo nuovo incredibile remake. Eccolo là, e te pareva. Non riuscirai a fermarmi. Sta buono, non ci provare. Era questo che volevi, non è vero?
No! Ti rendi conto di cosa hai appena fatto? Non so e non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono di distruggere la Umbrella. 10 minuti all'impatto del missile. Avete capito, ragazzi? Hanno lanciato il missile. Io ora esco di scena. Addio, Jill Valentine. Avreste dovuto ascoltarmi al momento giusto. Ecco qua. Carlos, di nuovo, per fortuna, ragazzi, ci salva la vita. Le prende, tra l'altro, di brutto. Au. E attenzione. Sparagli. Spariamo. Colpirei anche te. A Nikolai. Devi farlo. Non c'è altro modo. Carlos. Ma Carlos, c'ho il giubbottino, o sbaglio? Ho detto che non puoi stare senza di me. Ci è mancato poco. Eh sì. È il giubbotto, per fortuna. Che ne facciamo? Io lo lascerei qua ad esplodere insieme a Raccoon City. È stato lui a condannare la città. Perché lo hai? Ci morirà insieme. Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in cenere. Dimmi per chi lavora. Te lo dirò se mi tirerai fuori. Sì. Pagherò qualsiasi cifra. Sai che te dico? Vaffanculo. Sei una stupida. Sei una stupida! Se morirò, non saprai mai la verità! La si scoprirà in qualche altro modo. Preferisco scoprirla da sola. Appunto. Da svidania, scemo! Se non avessi distrutto il vaccino, coglione. È quel che si merita. Jill, tutto ok? Ci siamo. Per un pelino di sedere. Adesso è finita. Finita davvero. La città. Addio, Raccoon City. Stata distrutta. Fu come se l'esplosione avesse spazzato via anche tutte le mie emozioni. Non era stato un virus a causare questa terribile tragedia. Ma l'avidità. L'avidità umana. Eh già, promisi come a me sempre. Stessa che l'Umbrella avrebbe condiviso le sue ceneri con Raccoon City. Che l'avrei distrutta. Per sempre. Ah, donna Jill. Ed eccoci qua, ragazzi, anche alla fine di questo altro remake. E che dire, che dire, e questo remake, ragazzi, ha ricevuto pareri molto contrastanti fra di loro, perché ovviamente ci sono stati, ragazzi, i nostalgici, gli amanti comunque degli originali Resident Evil, che non l'hanno ritenuto degno, insomma, non l'hanno ritenuto all'altezza nemmeno del remake del 2, ok? Perché hanno detto che semplicemente, secondo loro, non ha reso giustizia al gioco originale, perché hanno tolto molti enigmi, anche se anche nell'originale, a quanto ho capito, non ce ne fossero molti, e comunque hanno eliminato diverse parti fondamentali del gioco originale, rendendolo tra l'altro anche molto corto. E questo, ragazzi, è vero,
Quindi questo è stato un motivo, la longevità insomma di questo remake è stato un motivo, uno dei motivi principali delle lamentele di quelli che hanno comprato il gioco al lancio, perché tra l'altro è stato venduto, se non sbaglio, pure a prezzo pieno, ragazzi. Quindi persone che l'hanno comprato al lancio e l'hanno pagato insomma una certa cifra si sono ritrovati comunque in mano un gioco che, se non sbaglio, dura 6 ore, cioè si è giocato abbastanza rapidamente. E un gioco che è stato reso prettamente action, ragazzi, gli enigmi all'interno di questo gioco non ci sono praticamente. Gioco che secondo me è stato fatto, ragazzi, parlando appunto a fine game, ragazzi, di abilità umana, è stato fatto prettamente comunque per il guadagno, perché comunque il remake del 2, ragazzi, aveva avuto un incredibile successo, tra l'altro secondo me assolutamente meritato, perché il remake del 2, ragazzi, è un gioco meraviglioso, un assoluto capolavoro. Però questo sembra essere stato fatto appunto giusto per seguire la scia del remake del 2. Tra l'altro, non so se avete notato, ragazzi, tutta la sessione all'interno della stazione di polizia, cioè, è stata roba che è stata ovviamente riutilizzata, perché l'ambiente era assolutamente identico, certi elementi erano assolutamente identici, perlomeno per esempio all'interno della stazione di polizia. Quindi è stato un gioco fatto per seguire il successo, insomma, che aveva avuto il remake del 2, ma questo non ne ha ottenuto altrettanto, perché ha fatto storcere il naso, insomma, a parecchie persone. Io posso essere assolutamente d'accordo, ragazzi, sulla questione longevità, perché farlo pagare a prezzo pieno, comunque un gioco che dura così poco, sicuramente avrebbe fatto storcere il naso anche a me. Per il resto, ragazzi, io non ho mai giocato ai Resident Evil originali, quindi non parlo da persona nostalgica che comunque appunto ha conosciuto gli originali e quindi può notare le differenze. Per cui, mettendo da parte questo, secondo me, ragazzi, questo Resident Evil 3 Remake è comunque un gioco valido, seppur corto, è un bel gioco action, davvero bel gioco action, con le meccaniche rinnovate, ragazzi, della telecamera. Io adesso posso parlarvi anche da persona che ha giocato la remastered del 4, quindi che nota comunque la differenza fra le meccaniche, ragazzi, di un gioco comunque di diversi anni fa e un gioco di adesso. Quindi le meccaniche rinnovate, il fatto che sia un gioco così action, così frenetico anche in certi momenti, lo rendono, ragazzi, questi elementi lo rendono veramente un gioco molto valido. Tra l'altro, graficamente è molto bello. Il restyling del Nemesis stesso, ragazzi, ha fatto storcere il naso comunque appunto agli appassionati, perché magari erano affezionati comunque all'aspetto originale del Nemesis. Ma io vi dirò che comunque invece a me questo restyling è piaciuto veramente moltissimo, perché comunque questo Nemesis, ragazzi, c'ha veramente, insomma, due bei marron glacé, diciamo così. E per il resto, che dire, non penso si possano spendere tante altre parole, ragazzi, su questo videogame. È un videogioco horror? Sì. Crea ansia? In certi momenti sicuramente sì, ma sicuramente, ragazzi, non ha quelle stesse atmosfere ansiogene che magari aveva il gioco originale. Perché, ragazzi, sì, l'hanno reso più action, ovviamente, comunque per cercare di farlo stare al passo con i tempi, mi pare ovvio. Solo che, insomma, mi è sembrato un tentativo in cui hanno messo forse troppo poco impegno, ragazzi. Cioè, mi è sembrata una cosa fatta in maniera un pochettino più sbrigativa, per quanto fatta molto bene, fatta divinamente, ma una cosa fatta un pochettino in maniera più sbrigativa, diciamo così. Io mi sento comunque di dare a questo gioco un bel 8 per tutti gli elementi comunque grafici, sonori, che sono stati di sicuro riciclati da remake del 2, ma mettendo da parte questo, ragazzi, di sicuro la sua grandissima pecca è la longevità e la totale mancanza, ragazzi, di enigmi. Per cui credo che ci avviciniamo alla fine dei titoli di coda. In ogni caso, io attenderò con pazienza. Credo forse di poterli saltare. E appunto, a fine titoli di coda, ragazzi, c'è questa brevissima scena.
insomma, questa brevissima ascesi, proprio questo attimo, ecco, diciamo così. Per cui, come potete vedere, ragazzi, io ho completato questa sessione di gioco in 4 ore e 22 minuti. Cioè, manco 6 ore, ho detto 6 ore e quando magari comunque, non lo so quanto tempo, ragazzi, si può impiegare. Io comunque in certi momenti, ragazzi, sapevo magari già comunque un po' come muovermi, già sapevo come fare, quindi forse per questo ci ho messo ancora meno tempo. Ho fatto 51 salvataggi, comunque ho giocato a standard, quindi nemmeno a facile. Sono morta 7 volte, che comunque, diciamo che per me potrei dire una buona media. Eccoci qua, siamo tornati al menu iniziale. Ovviamente, ragazzi, sono impaziente di sapere quali sono i vostri pareri riguardo questo tanto discusso remake, quindi questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione e un pedoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!